Ehi là, ragazzi, rieccoci. Uela, io e Doug, sinceramente, abbiamo finito di provare BF Hardline da pochi minuti. Abbiamo preferito uscire dal gioco perché in gioco, come avete potuto vedere, era un bordello assurdo. Abbiamo provato una beta. E da questo, personalmente, dovessi fare il paragone più cruento, io lo dovrei paragonare al 4. E mi sembra un FPS che comunque mantiene la promessa di stare comunque sotto al capostipite, che è il 4. Cioè, nonostante sia una beta, mi sembra abbia delle imperfezioni in più rispetto al 4. Non mi ha colpito come quando io ho giocato al Le 4. gambine sono piccoline dei personaggi. Comunque, è strano. Rinculi delle armi, anche come sparano le armi è sicuramente diverso. E le armi si possono acquistare facendo appunto soldi, compri direttamente l'arma che vuoi tu. E non c'è più il sistema di sblocchi alla BF salendo di livello. Sì, È è tutto vero. basato sui soldi, che almeno nella beta si fanno abbastanza velocemente. In due partite puoi comprare l'arma che vuoi. Non sentivo in mano un'arma realistica come nel 4, ecco, anche per parlare delle texture, di queste cose qua, non mi sembravano fenomenali come nel 4, cioè l'arma, il metallo Sì. sa più di una cosa reale. Qua, non lo so, in questo Hardline sembra un lavoro quasi superficiale per quello che mi riguarda. Non è un titolo che comunque aspetterei come ho aspettato il 4 alla fine. Sì, pensando che è già tipo 2 anni che ci stanno lavorando. E vabbè, c'è da dire che la devo provare ancora. E anche il fuoco, per esempio, vedete, non è proprio usato Non diversamente. sarà colpa della beta o sarà così anche il gioco finale? Chi lo sa? Io la beta me la ricordo, quella del 4, molto superiore, eh? Cioè era quasi uguale come gameplay al gioco poi vero. Qua non lo so, vabbè, i movimenti sono più lenti, il gameplay è più lento, non è una cosa che sdegno, ma proprio rinculo delle armi, sarà forse l'abitudine, però non lo so. Per quanto fosse stupida l'idea di ambientarlo in maniera poliziesca, pensavo alla fine di avere un BF4 a stampo poliziesco. Ragazzi, non preordinate questo gioco, intanto bella che è finito il Bella match. draga, Ah, a ci piacciono proposito, la sempre. beta dura pochissimo le partite. Magari siamo noi che, sai, provando, Sì. ci guardiamo in giro, guarda lì, guarda là, e ci perdiamo. Però, ecco, se Beh, cerchi io di ci. guardare due cose, di esplorare un attimo, finisce la partita per entrare Anche in i mezzi gioco. mi sono sembrati un po' più lenti. Allora, l'Eli era sicuramente più inchiodato, più Ho difficile da notato. maneggiare, più non come il 4. E invece, per i veicoli, hanno detto che hanno rifatto il sistema di collisioni, visto che però i veicoli da terra, tipo le macchine o le moto, sono più veloci che non in BF4. Hanno niente, riprogettato il sistema di collisioni tra veicoli perché dicevano che quello del 4 non funzionava bene per questo gioco. L'azione a livello veicoli leggeri è È figo. facile che nasca, sì. Si schiantano continuamente macchine, ne arrivano a quintali. Fa piacere per noi amanti della fanteria non avere fanteria meccanizzata troppo E presente. c'è l'Evolution in questo gioco, Sì. quanto sembrerebbe, in questa particolare mappa. Non so se ce ne sono di più da triggerare, ma noi abbiamo visto la torre. Caduta tipo in mezzo a dei Ah, dei palazzi, ponti, ha sì. cambiato leggermente l'ambiente di gioco. Sicuramente, cioè, si vede che è un prodotto che magari è stato creato non dalla Si DICE, ma da qualcuno che vede. prende in mano il codice per, non Ma dico la prima caspita. volta, però. Niente, BF ci ha un po' insegnato che sulle animazioni ha sempre portato qualcosa di nuovo, no? Sì, più che altro non ho ancora capito se le animazioni assomigliano al 3 o neanche al 3. E neanche al 3 vuol dire che le hanno rifatte loro. Tornando all'ultima cosa, penso che il fattore delle armi sia una delle cose più importanti e centrali del gioco. E cazzo, se non riescono a trasmettermi una sensazione di importanza, cazzo, come erano nel 3 e nel 4, siamo già messi un pochino peggio. Ma le armi mi sembrano che ce ne sono meno sicuramente Ce del ne sono 4. meno e ci sono forse un po' più di gadget. Forse più gadget lato personaggino che non gadget lato arma. Sì. Tipo la maschera a gas, quello per
cioè ora la siringa per tirar su i compagni morti. Addirittura c'è una siringa che ti permette di autoressarti, penso una volta sola. Quando cadi, ti tiri su. Ci Sì, sono 3 so. gadget, puoi scegliere tra la mazza da baseball per picchiare il coltello. Insomma, ci sono altri oggetti. Per le armi invece sono più o meno gli stessi. Ho visto che ci sono le canne pesanti, i mirini, Sì. cioè tutte le modifiche alle canne, sottocanna e quelle robe lì. Aggiungo più rinculo di qua, ti aumento più spread di là. Sì, non sembrano fornire la stessa fedeltà, però, che forniscono almeno sul 3, per quanto mi riguarda. E sul 4, scusate, comunque l'ho giocato una marea di ore. Se provo un prodotto simile, me ne accorgo subito se siamo distanti o vicini. E qua non siamo vicini. Non siamo vicini, ma non in senso buono. Possiamo solo che augurare di provare questa beta, così mi Provatela, cioè. fate qualche idea anche voi. Se avete comprato BF3 o 4, se avete provato il 3, visto che qualche settimana fa era gratis su Origin. Io non avendo mai giocato a Medal of Honor, non so se magari ha attinto qualcosa da lì. Era un altro team, anche quello, Hai no? ragione. Cioè, Se mi vi siamo state riusciti a chiedendo quanto dire. pesa, quanto non pesa, di qua, di là, di su, di giù, uguale al 4 praticamente. Posizioni grafiche sono le Ah, stesse. sì, ho anche messo degli Proprio come screen FPS. sulla pagina Facebook delle impostazioni grafiche. Problemi sulla collisione dei colpi così, non mi è, per quanto poco ho sparato o colpito, che era veramente una mezza sega, non mi è sembrato soffrire. Ho un costante perfetto. Beh, hai detto le parole finali, dai, che è l'ora di chiudere. Niente, dicevo che ho un costante packet loss, cioè i 3 quadratini in alto a destra che escono sia nel 4 che in questo, Ah. quindi vedo un sacco di desync in gioco. Però non so se è la beta, non so se è la mia linea, non mi esprimo sotto questo lato del gioco. Tua madre intanto in chat. Eh beh, meno male che io ho messo la spectator, non Giusto. si vede niente. Penso è tutto. Vedremo alla prossima di. Proviamo bene magari le modalità, Sì. sblocchiamo un po' tutto, visto che sarà facile. Abbiamo 16 secondi ancora. Allora cerchiamo di chiudere in questi 16 secondi. Cerchiamo. Vi auguriamo di comunque provarlo voi, fatevi un'idea diversa dalla nostra. In bocca al culo. In bocca al culo, ragazzi. Ciao belli. Ciao belli. Ciao.